Un pannello dorato ricopre la facciata dell'Istituto Marie Curie nei pressi di Via Argine. È l'installazione dell'artista francese che ha ottenuto l'effetto di doratura sfruttando il cromatismo delle coperte termiche usate nelle operazioni di soccorso. Parte integrante dell'opera, inoltre, è un finto poster pubblicitario con l'immagine di una delle vele di Scampia, anch'essa dorata. L'installazione rientra nel programma del Maggio dei Monumenti e del Festival Muraria. Da un lato c'è questo, diciamo, questo effetto dell'oro che significa diciamo, un ritorno a una dimensione eterna, la visione di una nuova identità, un senso di qualcosa di prezioso che testimonia l'importanza e la centralità di una scuola come questa che opera in un territorio complicato ma che rappresenta poi veramente un grande baluardo di conoscenza, competenze e di valore civile. Però poi alla fine se si vede in profondo quest'oro è l'oro delle coperte termiche con cui vengono accolte i migranti che arrivano in condizioni disperate, con cui vengono aiutate le persone che sono in difficoltà. Quindi il senso di qualcosa di prezioso, che bellezza, identità, dignità, ma anche inclusione. E questo è un po' il messaggio che noi stiamo portando avanti, cioè di una città che è capace di rafforzare la sua identità, di salvaguardare le sue bellezze, portandola nelle tante periferie, ma che è sempre inclusiva, che dà sempre un'opportunità a tutti.